Eccoci con il consueto appuntamento del format Fresh News che va in onda su Per Sempre News e sui canali social. Oggi parliamo di colori, parliamo della zona rossa, parliamo della Campania che con grandi possibilità da lunedì sarà dichiarata zona rossa. Non c'è ancora un'ufficialità, però da più parti, da più fonti, è lo stesso governatore della Campania, Vincenzo De Luca, poche ore fa, durante la sua diretta, ha testualmente detto ci avviamo verso la zona rossa. Perché più che al momento una situazione che sta nei numeri, che si può leggere nei numeri, soprattutto nell'RT, cioè quindi il tasso di contagiosità, che in Campania è 0,96 rispetto altre 10, 11, 12 regioni dove l'RT ha superato il coefficiente di 1. Spieghiamo per chi non lo ricordi che il tasso di contagiosità 1 significa che un positivo può contagiare una persona, mentre se fosse 2, un positivo può contagiare due persone. Tornando a noi, c'è poco da sperare che la Campania non sia una zona dichiarata rossa. Una sorta di lockdown, ma non totale, come è stato proprio di questi tempi l'anno scorso. Ricordiamo che fu il 10 marzo del 2020 in cui praticamente Napoli e la Campania conobbero il lockdown, cioè la chiusura totale della città e dei comuni. Questa zona rossa si avvicina a un lockdown all'80%, perché comunque resteranno aperti i supermercati, i negozi di generi alimentari, lavanderie, tabaccherie, edicole, mentre chiuderanno tutti. Resteranno chiuse in Campania le scuole, quindi ci sarà ancora chissà per quanto tempo la didattica a distanza. Mentre si spiega questo lockdown sul fatto che praticamente si vuole arrivare quanto prima ad aver vaccinato Napoli, il suo hinterland e le altre province campane, la maggior parte di persone. Al momento, rispetto alla Lombardia, che potrebbe essere dichiarata rossa anche essa come regione, Napoli e la Campania stanno concludendo il maggior numero di vaccinazioni, soprattutto per quanto riguarda gli over 80, per quanto riguarda gli operatori scolastici, e in questi giorni si avvierà anche la vaccinazione, la campagna vaccinale per i componenti delle forze dell'ordine e per l'università. Restiamo in attesa che lunedì venga ufficialmente confermata la zona rossa e vi rimandiamo all'appuntamento del lunedì alle ore 19 come di consueto. Arrivederci.